Buon pomeriggio! Ciao Raffa! Finalmente siamo tornate. Incredibile, stagione 3. Basta, stagione 3 perché? Perché poi non è che sono 3 anni. Stagione 3 perché noi abbiamo cominciato a giocare nella stagione 19-20, abbiamo fatto la 20-21 e adesso ci apprestiamo a fare la 21-22, proprio come delle vere sportive. Bene, Esattamente. è emozionante rivedersi anche perché tu hai un bagaglio, ti porti dietro un bagaglio importante rispetto a quando ci siamo lasciate a giugno. Dove sei stata di bello quest'estate? No, niente. Ci puoi dare un indizio? Un indizio, Sì, per questo. esempio. Che bella! Capisce? Ma sì, si capisce, bellissimo, senti, veramente. È una cosa, io ho seguito, naturalmente abbiamo cercato di seguire i tuoi passi, se ne è parlato tanto naturalmente di Olimpiadi e Paralimpiadi, ne abbiamo tanto attese e abbiamo anche dedicato più di qualche puntata, con qualche ospite. Siamo state fortunatissime, o forse abbiamo portato fortuna, no? Fortuna, A chi? esatto. A Valentina. A Valentina, mamma mia. Veramente è stata per noi doppia emozione. E poi, infatti, abbiamo scelto quella foto per rappresentare la puntata di oggi perché incontrare Valentina, vincitrice della medaglia d'oro insieme a Federica, insomma, secondo me è stata un'emozione fortissima. Adesso io quello che vorrei fare con te, anche se in parte già so, però ripercorrere le tappe, no, di questo tuo percorso, la tua road to Tokyo, per poter raccontare a chi ci sta ascoltando e chi ci segue, che io poi invito sempre a fare qualche domanda, tra le altre cose. Allora, ricordo, visto che non c'è un ospite, no, invece di solito faccio gli onori di casa. Ricordando le partnership e il patrocinio. Nel nostro caso abbiamo il patrocinio del CONI e della Federazione Italiana Pallacanestro e i nostri partner che sono basketinside.com, allround.net, We Are Female Athletes, Elle Football, sportdonna.it e poi abbiamo anche la Sport Business Academy perché una delle prossime novità che annunceremo in questo mese saranno proprio delle attività finalmente dedicate alla formazione, parte del progetto formativo, ma oggi vogliamo tornare a parlare invece di Olimpiadi. Quindi certo che ti farò un'intervista lunghissima, parlerò soltanto io praticamente, quindi devi dilungarti, eh. Anche perché voglio dire, sono tornata da Macerata, dall'Overtime Festival con un pochino di raffreddore e quindi ogni tanto dovrò sparire dal video per soffiarmi il naso, come tutti i comuni mortali. Ah, l'altra novità che abbiamo è che oggi per la prima volta stiamo andando in diretta sia sul profilo di LinkedIn, sia nel gruppo Facebook Sportive Digitali. Cosa che non avevamo mai testato, quindi cerchiamo anche di fare i test sui vari canali per poter anche poi raccontare e insegnare, no? Dare degli spunti a chi vuole percorrere la nostra stessa strada del racconto sportivo nel digitale. Allora, Raffa, raccontaci come è iniziata la tua esperienza, nel senso, cosa hai provato quando ti hanno detto: signora Raffaella Masciadri, lei dovrà partire per Tokyo. Raccontami che cosa è successo. Ma allora, ovviamente, diciamo, il primo contatto era avvenuto a gennaio del 2020, perché appunto comunque le Olimpiadi dovevano essere l'anno scorso e chiaramente in quell'occasione l'emozione è stata tantissima, non avendo mai io partecipato ad un'Olimpiade da atleta o comunque insomma dal vivo, chiaramente non ci ho pensato su nemmeno un secondo, ecco. E ovviamente dopo c'è stato tutta la trafila del 2020 e il posticipo dell'Olimpiade a quest'anno, quindi diciamo che fino a maggio, fine maggio praticamente non ho più saputo niente, tanto che sinceramente davo un po' questa occasione un po' come sfumata.
E finché invece a fine maggio mi è arrivata la telefonata del presidente Malagò, in cui appunto mi chiedeva: guarda, appunto avendo rimesso in piedi tutto, ci hanno appena confermato che ci sono un tot di posti della delegazione in più e che appunto vorremmo utilizzare per gli ambassador, quindi avresti voglia di andare quest'anno lo stesso? E beh, è chiaro che anche hai esitato un po', hai detto ma non lo so, ho detto ma ho un po' paura, perché in effetti dovevi venire all'eroica, tu hai detto ma quasi quasi no, preferisco andare al convento. E vabbè, ovviamente la mia risposta è sempre stata pronta ed è stata sì, quindi c'è stato un po' di tensione, ma positiva, perché appunto era passato un anno e quasi non ci credevo più, perché tutto quello che era successo. Poi appunto in Giappone si può entrare solo con un visto e chiaramente solo se facevi parte di una delegazione collegata all'Olimpiade, perché comunque da turisti, da persone singole, semplici, non si poteva entrare in Giappone. Quindi mi sono sentita anche, per un certo punto di vista, anche responsabilizzata in questo. Quindi, insomma, sapere che questa occasione stava capitando a me, ecco, ovviamente ancora di più è stata un'occasione irrinunciabile. E ci ho pensato, nel senso che chiaramente ti viene da pensare: caspita, non sarà un'Olimpiade come le altre, sarà una tra virgolette mezza Olimpiade, chissà cosa faremo, staremo rinchiusi. Invece alla fine un'Olimpiade, ho comunque fatto un volo fino all'altra parte del mondo, quindi... A proposito, non hai volato da sola? No. Siete partiti con un bel gruppetto, almeno eravate in quattro, insomma. Eravamo in quattro, sì, eravamo io, Carlo Molfetta, Silvia Salis, Giulia Quintavalle e Kelum Pereira. Quindi, insomma, anche in compagnia. E com'è andato? Nel senso che, vedi, io credo che poi questi sono i momenti in cui ci si confronta, no? Si inizia a vivere un'avventura importante, perché per quanto sia, è una cosa che rimarrà per sempre nei vostri pensieri, no? Nei vostri cuori, quello che avete potuto vivere insieme. E anche il viaggio poi fa parte, no, di questo. Mi verrebbe anche da chiederti cosa pensavi mentre preparavi la valigia, che cosa hai messo in valigia, hai messo un portafortuna, o comunque sia se si è creato nel momento in cui avete fatto questo viaggio, si è creato, no, un feeling particolare che poi avete ritrovato durante i giorni che avete trascorso a Casa Italia insieme. Insomma, ci sono degli aneddoti che vuoi raccontare rispetto a questo? Ma guarda, con Carlo, Silvia e Giulia siamo stati colleghi, membri della Commissione Atleti per i precedenti 4 anni, quindi comunque già ci conoscevamo e avevamo già un rapporto, ecco, diretto, chiaramente solo lavorativo per quanto mi riguarda, nel senso che loro abitano, soprattutto Silvia, Carlo e Kelum, abitano a Roma, quindi loro avevano avuto occasioni per vedersi anche fuori dal lavoro. Invece io e Giulia, abitando un po' più distanti, diciamo il rapporto con loro e anche tra di noi era stato più che altro lavorativo, quindi il fatto di condividere con loro questo viaggio è stata anche un'opportunità per conoscersi meglio come persone e poi dopo come colleghi di lavoro, perché comunque con Carlo siamo ancora membri della Commissione Atleti, mentre Kelum e Giulia sono passati alla commissione tecnici, ecco. Quindi è stato molto bello per quello, perché comunque, ripeto, si è solidificato un po' il legame, il rapporto che avevamo già. E poi, insomma, alla fine siamo sempre quattro sportivi che vanno all'avventura in un mondo altrettanto sportivo. Loro avevano già vissuto le Olimpiadi, chiaramente sia da atleti che anche da ambassador, perché
Carlo era già stato ambassador e anche Silvia, se non sbaglio, a Pechino, e quindi conoscevano già un po' l'atmosfera olimpica. Però devo dire che, insomma, per tutti quanti questa è stata un po' un'Olimpiade diversa e nuova. La valigia l'ho preparata, diciamo che l'ho preparata anche in aeroporto a Roma, perché c'era del materiale che non era ancora arrivato, e quindi me l'hanno portato Carlo, Silvia e Kelum. Però diciamo che più che riempirla, ho cercato di tenere qualche spazio vuoto per riuscire a riempirla, insomma, un po' di ricordi, di oggetti. Infatti ho portato a casa parecchi regali, però anche lì sono stata un po' fortunata, perché ecco, un aneddoto è stato questo, che noi ovviamente abbiamo vissuto a casa Italia e non potevamo entrare nel villaggio olimpico, e nel villaggio olimpico praticamente solo nel villaggio olimpico c'era un negozio di gadget dell'Olimpiade, perché in giro per Tokyo praticamente non se ne trovavano, era molto difficile arrivarci, anche perché noi comunque avevamo una sorta di quarantena da mantenere, nel senso che dopo i primi 3 giorni di quarantena proprio all'interno di casa Italia dove vivevamo, poi potevamo solo, per i primi 14 giorni potevamo solo girare tra i palazzetti, ecco, i campi gara, e dopo dal 14° giorno si poteva uscire, ma praticamente ormai le Olimpiadi erano finite, quindi era tempo di tornare a casa. Perciò, insomma, non avevamo tempo di andare in giro a cercare il negozio di gadget, e allora mi sono fatta comprare tutta una serie di regali di gadget da un mio amico scledense, che però ha fatto il vice allenatore alla nazionale maschile di pallavolo della Tunisia. Quindi ecco, il cognato di Alberto Chiumenti. Ah, ecco, adesso che salutiamo. È passato un pomeriggio in videochiamata, lui dal villaggio, io da casa Italia, che mi diceva, cioè dal negozio del villaggio, mi diceva: vuoi questo. Alla fine, certo. A proposito di casa Italia, io ti dirò, ecco, però vabbè. No, mi dicevi, scusa? Ho speso l'ira di Dio, perché il cambio non era molto favorevole, però diciamo che ho fatto contenta un po' di gente. Certo, esatto. Anche me stessa, perché poi diciamo che, devo essere onesta, insomma, ho preso anche tante cose per me. L'hai tenuto te, e poi quello è il riportare qualcosa, ti riporta. Questa basta e avanza, diciamo, per me. Veramente bellissima. Questa. Tanto criticata, ma tanto bella, come al solito. Vabbè, comunque, insomma, si capisce ancora meglio che siamo italiani, poi, insomma. Esatto. Armani, insomma, non dobbiamo spiegare noi la sua classe, ecco. Esatto. Molte delle domande, perché quando tu sei partita praticamente abbiamo fatto una sorta di chiamata, di call to action, diciamo, su Instagram, cercando di raccogliere tutte le domande che adesso io ti sto facendo, no? Quindi molte persone hanno chiesto la vita, com'era la vita a casa Italia. Cioè, descrivici un po' una giornata tipo, allora, intanto quando siete arrivati, dalle foto e dal video che mi hai fatto vedere, era bellissima. La giornata a casa Italia. Vabbè, innanzitutto casa Italia è, alla fine è stato un piccolo museo italiano, piccolo nel senso che purtroppo quest'anno per tutte le restrizioni Covid la delegazione Italia, il team Italia è riuscito a farla un po' di più, di ridotte dimensioni rispetto al solito, però devo dire che siamo stati l'unica delegazione, l'unico comitato olimpico ad avere una propria casa, ecco, perché c'erano molte restrizioni, ma sia Giovanni Malagò che anche Diego Nepi Molineris, che l'ex direttore del marketing e adesso direttore generale di Sport e Salute, si sono fatti veramente in quattro per riuscire a creare e a costruire casa Italia. E però al suo interno c'era veramente di tutto, opere d'arte, c'era chiaramente tutto il muro dove venivano appese i simboli delle medaglie vinte,
chiaramente i ristoranti, ristoranti italiani, poi c'era tutta la sala che veniva chiamata 360, dove praticamente quando gli atleti olimpici arrivavano, venivano messi in mezzo a questa stanza che era circondata da televisori praticamente, e gli veniva mostrata la loro gara e dopo gli veniva fatta una piccola sorpresa, perché di solito si faceva il collegamento in diretta con i parenti, con gli amici, perché appunto le gare purtroppo le hanno fatte senza tifosi, senza parenti, senza amici che potessero vederli dal vivo, e allora volevamo farli, ecco, sentire un po' il calore dei loro familiari. E al di là di questo, vabbè, la vita a Casa Italia, diciamo che ci si svegliava intorno alle 8:30, alle 9, facevamo colazione, e già qua allora c'erano due parti dove far colazione, due aree: l'area dell'albergo, quindi dove si faceva una colazione di tipo internazionale e dove comunque bisognava passare vari cancelli di sicurezza, perché intanto bisognava seguire il corridoio delle persone che non avevano ancora fatto i 14 giorni. Poi bisognava mostrare sia i certificati vaccinali che anche poi un'app che il governo giapponese ci aveva fatto scaricare, che appunto dovevamo tenere a doccia. E poi dopo si entrava nella sala, e nel momento di prendere il proprio vassoio ti facevano prima mettere dei guanti e quindi poi si faceva colazione con i guanti. Vabbè, insomma, giustamente tutte delle accortezze vista un po' la situazione. Oppure potevi saltare tra virgolette tutto questo e andare direttamente al bar di Casa Italia, dove un caffè con la macchinetta, un cappuccino e delle brioscine le trovavi, ecco. Quindi potevi decidere se fare la colazione internazionale o italiana. Vabbè, dopo questo diciamo che la mattina bene o male passava veloce, nel senso che si vedevano qualche gara. Le gare di solito poi iniziavano da mezzogiorno in avanti, però comunque c'erano magari alcune partite di pallacanestro, di sport di squadra, oppure insomma i primi giorni c'è stata subito la gara del Taekwondo, e quindi si vedevano un po' le gare, si giocava a biliardo, a calcetto, perché c'era anche la sala giochi. Oppure dopo la prima settimana in cui ci siamo un po' ripresi dal fuso orario, abbiamo deciso di fare anche dell'attività sportiva. Ah, ecco. Anche perché poi, diciamolo proprio chiaramente, insomma, un po' la ciliegina sulla torta di questa trasferta è stata anche la presenza di Massimiliano Rosolino, che lui era un inviato Herbalife come Marta Pagnini e Valerio Aspromonte, e quindi insomma abbiamo vissuto anche con lui, e insomma sapete tutti benissimo quanto divertente è stare a fianco di Massimiliano, perciò insomma abbiamo fatto un sacco di gag, un sacco di dirette anche. Ecco, quindi ci si allenava finché poi arrivava l'ora del pranzo, si pranzava. Io speravo effettivamente di andare in Giappone per mangiare un po' di cibo giapponese, e invece mangiare italiano? No, ma va benissimo, perché comunque i cuochi e il direttore di sala, che poi sono anche quelli del Foro Italico che saluto, chiaramente era tutto squisito, perciò ecco. Poi dopo il pomeriggio le gare entravano un po' nel loro clou, quindi comunque si seguivano le gare, finché poi dopo la sera iniziavano ad arrivare un po' di ospiti. A pranzo c'era pochissima gente, erano più persone riguardanti insomma i giornalisti, le televisioni, che si facevano insomma un po' di relax a Casa Italia. E la sera arrivavano un po' i membri CIO, che comunque i membri delle federazioni, che quindi rientravano dai vari campi gara e venivano a Casa Italia a mangiare, ecco. Quindi la sera si passava un po' più a chiacchierare, a raccontarti tutta la giornata, finché poi chiaramente hanno iniziato anche ad arrivare gli atleti, perché gli atleti potevano venire a Casa Italia solo nel momento in cui finivano la loro gara e che quindi lasciavano il villaggio olimpico e non ci potevano più tornare, perché appunto per questioni legate a
legate al Covid, innanzitutto appena un atleta finiva una gara, nelle 24 massimo 48 ore successive doveva lasciare proprio il Giappone e quindi poi una volta fuori dal villaggio olimpico non poteva più rientrare. E appunto di questo, no? Volevo parlarti, hai fatto cenno al taekwondo, com'è cambiata diciamo l'aria o la diciamo il clima in casa Italia dopo la vittoria della prima medaglia di Vito dell'Aquila? Guarda, lì è stata proprio un'emozione fortissima e bellissimo perché Carlo Molfetta, lui è il team manager della nazionale del Taekwondo, quindi praticamente è il team manager di Vito dell'Aquila e perciò già tutta la gara, perché poi vabbè, la sua gara è durata un giorno, insomma le gare del Taekwondo sono molto corte, perciò insomma si è iniziato subito con una tensione incredibile, perché poi Carlo vive queste cose in maniera molto... Abbiamo visto qualche video, sì, abbiamo visto. Però è stato bellissimo perché poi comunque, per esempio in una disciplina come il Taekwondo, dove comunque non tutti sanno le regole alla perfezione, con Carlo lì vicino, insomma, ci spiegava tutti i vari calci, i punti che si ottenevano con i calci, e perciò chiaramente quando, insomma, già quando è arrivato in finale, quindi quando ha vinto la semifinale, è stato insomma, una contentezza proprio estrema. E poi chiaramente poi quando ha vinto, perché poi insomma, era un atleta chiaramente qualificato, però forse non si pensava a che potesse vincere l'Olimpiade, anche perché ci raccontava Carlo che sì, è vero, Vito è alto, però comunque ha incontrato atleti molto più forti fisicamente di lui, ecco, quindi è lì poi la gioia è stata incontenibile e Carlo è stato incontenibile in quel momento, perciò da lì dopo è stato tutto un po' in discesa, ci siamo sbloccati a livello emotivo, perciò dopo insomma da lì in avanti. Quindi insomma è stato un aiuto anche per poter essere ancora più affiatati tra di voi, no? Vabbè, comunque sembra un questo... giovane che vince un'Olimpiade, quindi è stato bello anche vedere la faccia veramente giovane da ragazzino, insomma alla sua età chiaramente, però cioè, poi la prima medaglia, ragazzi, medaglia del 40 da un atleta giovane, è stato emozionante. Beh, divagherei perché andrebbe di chiederti un po' di tutti, no? Ti chiedo per esempio quando hai incontrato le nostre ragazze o i nostri ragazzi della pallacanestro, no? Sicuramente avendo fatto un passaggio, certo, loro senza medaglia, però insomma alla fine vedere un pezzo del nostro cuore, no? Del tuo cuore, perché poi alla fine è il legame stretto con la disciplina che uno pratica e lo rivedi in quel contesto, ecco, se ci sono state chi ha incontrato, chi ti ha detto qualcosa, chi... Poi certo ci vorrebbe il collegamento con Gianmarco Tamberi, che lui è un grandissimo, è un mancato cestista, no? Ho cercato anche di trovargli squadra un paio d'anni fa. No, beh, è chiaro che insomma avere lì ed essere presenti all'Olimpiade insieme alla nazionale del femminile del 3x3 e anche la nazionale maschile del 5 contro 5, insomma, per me è stata chiaramente un'emozione ulteriore. E sono corsa subito a vedere le ragazze del 3x3, corsa nel senso che purtroppo i primi 4 giorni non avevamo gli accrediti per andare a vedere le partite, e perciò anche perché dovevamo fare la quarantena, quindi le ragazze, loro hanno iniziato subito e sono riuscita ad andare a vederle ai quarti di finale, all'ultima partita del girone e ai quarti di finale. Però veramente l'atmosfera che si respirava
dentro all'arena, dentro, insomma, fuori all'arena del 3x3 è stato incredibile, perché comunque il 3x3 adesso sta, insomma, un po' in tutto il mondo sta dando questa freschezza ulteriore al mondo del basket, quindi era davvero come se fossimo in una piazza con una parte delle tribune e il campo coperto, però con tutti dei giochi di luce, perché per esempio anche la sera giochi di luce, musica, insomma un'atmosfera incredibile, e vedere dentro quell'atmosfera le nostre quattro ragazze e Andrea Capobianco, insomma mi si è sciolto il cuore, ecco. E tra le altre cose Andrea si è laureato da remoto da Tokyo il 19 di luglio, se non sbaglio era proprio il 19, quindi pensa te, una laurea da ricordare. Tanti complimentoni, com'è? Gliene abbiamo fatti più di qualche volta, ma una nota che poi ci riporta anche a quello che è uno dei nostri temi, no? Quindi come è possibile fare, e lui è uno degli esempi, è possibile fare tante cose e riuscire comunque a perseguire anche il percorso di formazione, quindi a implementare il percorso di formazione. Anche i ragazzi del 5 contro 5 è stato bellissimo, insomma, vederli, anche se purtroppo loro l'arena era un po' più distante rispetto a Casa Italia e al centro delle competizioni, e quindi sono purtroppo andata a vederli poche volte, però anche lì pazzesco, insomma, questi ragazzi già che ci avevano fatto sognare al preolimpico e hanno continuato a farlo durante tutta l'Olimpiade, va veramente un applauso grandioso, e credo che sia, cioè, tutte e due le nazionali di pallacanestro abbiano fatto il meglio che obiettivamente potessero all'Olimpiade, e già il fatto di esserci dopo 17 anni insieme è stata ancora una volta la testimonianza di come, insomma, tutto il mondo del basket sta crescendo e sta lavorando. Un bellissimo premio per il centenario, direi, insomma, una bellissima soddisfazione esattamente per il centenario. Un'altra domanda, tu hai accennato a questa cosa, e cioè le persone volevano sapere se sei mai uscita da Casa Italia, sì, qualcosa hai fatto vedere, e dove sei andata? Cioè, quando tu sei finalmente potuto uscire dopo il 14° giorno? Allora, io non sono... In un giardino, mi ricordo, sei stata in un giardino, che tu mi hai detto, ma guarda che è il giardino dell'hotel. Infatti, perché praticamente io purtroppo non sono riuscita ad uscire dopo i 14 giorni, perché sono rientrata quando scadevano i 14 giorni, quindi quello era il giardino dell'hotel. Diciamo che ho visto qualcosa dalla macchina, ecco, perché comunque passando nei vari campi di gara chiaramente giri un po' la città, quindi ho visto la torre giapponese, che poi è una torre Eiffel costruita lì in Giappone, ho visto alcuni monasteri, ho visto, insomma, i parchi, ecco, perché comunque ce ne sono tanti, però purtroppo non sono riuscita a vedere più di tanto, perché appunto erano ancora questi famosi 14. Quanto ti ha pesato questa cosa? Cioè, quanto ha pesato tutte le restrizioni e tutti i controlli? Quanto hanno pesato sulla tua permanenza? Diciamo, anche se... E comunque, ecco, se i ragazzi ti hanno detto, guarda che ci ha veramente pesato tantissimo, non tanto l'assenza di pubblico, credo, perché poi dipende pure dalla disciplina, però i controlli, ecco. Ma guarda, a dire la verità, insomma, queste cose non voglio dire che non hanno pesato a nessuno, nel senso che alla fine l'emozione di essere in un'Olimpiade ha superato un po' tutto. Probabilmente un po', tra virgolette, pesanti sono risultati un po' i controlli una volta atterrati, perché comunque c'è stata gente, ci sono stati atleti italiani, per esempio le ragazze del basket, che sono uscite dall'aeroporto dopo 7 ore che erano atterrate, quindi capisci che dopo un viaggio di 12 ore insomma non è il massimo, però purtroppo lì dipendeva un po' da quanta gente arrivava in quel momento, perché venivi subito testata, dovevi fare un tampone appena arrivata, aspettare il risultato, e quindi poi dopo
tutte le carte venivano controllate, veniva attivata l'applicazione, insomma erano delle procedure che hanno richiesto del tempo e perciò a me è andata meglio, a noi è andata meglio perché comunque siamo stati dentro 3 ore praticamente, però è chiaro che la cosa fastidiosa erano poi i tamponi perché non erano nasali, fastidiosa, non fastidiosa dal punto di vista fisico perché non erano nasali ma erano salivari e quindi diciamo che erano un po' disgustosi, mettiamola così. Infatti, ma quanti ne venivano fatti? E noi ne abbiamo fatti uno ogni giorno per i primi 3 giorni e poi dopo ogni 3 giorni praticamente uno, però noi a Casa Italia invece gli atleti li hanno fatti tutti i giorni dovevamo presentare il loro tampone, ecco, quindi sì, però insomma da quello che mi hanno raccontato un po' tutti gli atleti all'interno del villaggio olimpico tutto sommato non si stava male, nel senso che certo bisognava rimanere bene o male nella propria palazzina, cercare di non sì, aggregare. Abbiamo visto Jimbo che correva nei corridoi però dopo comunque nella sua palazzina pranzo, cena, colazione, tutti quanti erano nella sala, nella mensa, quindi è chiaro che ci sono fatte le foto con Djokovic piuttosto che con tanti altri atleti famosi di tutto il mondo, quindi insomma anche tra di noi i nostri atleti insomma non vedevano l'ora di fotografarsi, perciò io credo che una volta che sei dentro al villaggio olimpico comunque l'Olimpiade la vivi lo stesso in maniera positiva, in maniera bella, poi è chiaro che purtroppo ci sono stati anche alcuni casi e insomma non è piacevole, non è stato piacevole, però devo dire che insomma il Giappone è stato credo uno dei paesi che poteva controllare meglio questa situazione, infatti così è stato. Senti, l'ultima domanda delle tante che ho annotato: quale storia olimpica ti ha colpito di più? Guarda, ci sono state talmente tante storie. Ah, che bella! Ma è bellissima! Di tutti gli atleti passati a Casa Italia. Senti, quest'inno d'Italia ha cantato chissà quante volte. Chiaramente bisognerebbe raccontare la storia di ognuno di loro, ma proprio di ogni atleta che ha partecipato, a prescindere dai medagliati o no, perché ognuno ha la propria storia da raccontare, le proprie emozioni, i propri ostacoli anche che ha fatto per arrivare fino a lì, però non lo so, io chiaro che l'atletica, i 100 metri di Jacobs piuttosto che il salto in alto di Tambieri, piuttosto che la staffetta 4% dei maschi, probabilmente rimangono un po' nella storia perché era tantissimi anni che non si vinceva a livello atletico così, però loro sono su tutte le pagine dei primi dei giornali, tutte le prime pagine dei giornali. Io riuscendo e avendo la fortuna di guardare un po' da dentro tutto, forse farei 2 nomi, ma probabilmente ne manco tanti, ecco, al di là della nostra Valentina che appena mi ha visto, salutiamo veramente, mi ha ringraziato all'infinito, ma voi non sapete quanto mi avete fatto piacere con quell'intervista, io me la ricordo ancora, è stato veramente uno spunto, un'emozione incredibile per l'Olimpiade, quindi insomma anche la loro medaglia chiaramente inaspettata, ma frutto di un lavoro incredibile, ecco. Però io citei Vanessa Ferrari e Federica Pellegrini, chiaramente per la carriera immensa che ha fatto, e per quanto tempo è anche lei è rimasta al vertice nonostante le enormi pressioni che avesse addosso, e soprattutto perché adesso è diventata membro CIO e secondo me è il giusto coronamento, ecco, della fine della sua carriera, ma soprattutto un'apertura verso la transizione di cui anche noi abbiamo spesso parlato, perché il mondo dello sport e non solo ha bisogno
veramente di atleti e di atlete che lo sport l'hanno vissuto da dentro in tutte le sue sfaccettature, perché servono queste figure, perché comunque possono portare novità, ma possono anche comunque portare quelle che sono tutte le esigenze anche degli atleti, proprio per averlo visto, per aver vissuto lo sport proprio dall'interno. E l'altra è Vanessa Ferrari, che secondo me merita un po' la medaglia d'oro sopra tutti quanti, perché anche per lei, se non sbaglio, era la quarta Olimpiade, uh-huh. e ha vinto una medaglia d'argento in uno sport, in una disciplina in cui l'argento vale non oro, ma di più praticamente. Certo. Spadroneggiano sempre cinesi, giapponesi e ragazze dell'est, e lei ha avuto una carriera martoriata dagli infortuni, ma nonostante questo non si è mai persa d'animo e soprattutto è rimasta umile, mi viene da dire, un'umile lavoratrice che per l'ennesima volta ha abbassato la testa, si è messa a lavorare e l'ha rialzata solo quando ha avuto la medaglia d'argento sul collo, ecco. Mi fa pensare veramente a tante, come dici te, ce ne sarebbero veramente tantissime. Sono contenta che tu abbia scelto due storie di donne. Sì, ma per esempio anche ho scoperto un mondo anche con i velisti, con i windsurfisti, insomma, perché anche lì ci sarebbero tante storie da raccontare, perché comunque sono delle discipline poco conosciute, e sapere la fatica che loro fanno per trovare sempre la condizione giusta per allenarsi durante tutto l'anno, cioè è incredibile, è impensabile. Cioè, noi, tra virgolette, o comunque io, ho sempre pensato, ho la palestra a 2 km, 3 km, 10 km, male che vada ce l'ho a 50 km, ma estate, inverno, quello che sia, ce l'ho sempre a disposizione. Quindi loro deve girare il mondo e non è semplice. La stessa cosa, per esempio, anche i judoka, che grazie a Giulia Quintavalle, insomma, anche lì un mondo, ho scoperto un mondo bellissimo, perché appunto sembra uno sport dove si tirano solo calci, pugni, dove si cerca di fare ippon all'avversario, guarda che brava che sono. Ammazza! Invece è uno sport molto, molto elegante, soprattutto dove si rispettano le regole nel dettaglio, il sollevamento pesi stesso, insomma, quindi... Insomma, ripeto, ce ne sarebbero veramente tante di storie da raccontare. Veramente, veramente. È stato, cioè, la ricchezza di vivere un'esperienza del genere vuol dire venire a conoscenza di tanta umanità diversa, no? E anche tante storie diverse che magari adesso riaffioreranno. Guarda, mi stavo incespicando con le parole. Io sì, ho seguito, per esempio, oltre alle storie dei nostri italiani, anche a tante storie di... atleti olimpici stranieri, no? Perché veramente l'Olimpiade nei suoi 17 giorni ci ha regalato tanto materiale sul quale scrivere, quindi io mi auguro, ma chissà se si potrà volare a Parigi nel 2024, che dici? Raffa? No, se parli di restrizioni, spero proprio nel 2024. Oddio, 2024. Quindi dai. Bene, direi che la nostra chiacchierata di 39 minuti può volgere al termine. La settimana prossima ci vediamo di martedì alle 17. Questa è stata una puntata di riscaldamento e quindi anche di recap rispetto a quello che è successo quest'estate. Grazie, un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito o che comunque... guarderanno e ascolteranno le parole di Raffaella anche in differita, e ci vediamo la settimana prossima. Grazie, sì. Raffa. Ciao. Alla prossima. Ciao.